prima domanda la sa già, perché ha già visto tutti gli altri servizi, quindi chi gliel'ha fatto fare? È una bella domanda, me lo chiedono in tanti. In effetti io ho avuto e ho una vita bella, sono fortunato, ho un bel lavoro, faccio l'ingegnere, ho uno studio in Piazza della Vittoria, mi muovo in bicicletta, non mi manca nulla, una bella famiglia, 4 figli adolescenti. Chi me l'ha fatto fare di prendermi un impegno così? Sostanzialmente 2 cose, l'urgenza del momento. Lodi è in un momento di degrado pessimo, non abbiamo mai visto un fondo così toccato, così in basso. E poi il convincimento pieno di saper fare io con i miei molto meglio di chi ci ha preceduto. Che cosa le è piaciuto e non le è piaciuto dell'ultima amministrazione? Guardi, credo che l'ultima amministrazione sia stata la peggiore della storia di Lodi. È la ragione per la quale noi siamo in campo. E ogni candidato ritiene di avere la ricetta giusta per guidare la città. Quindi 7 ricette esatte, la sua in che cosa si differenzia? La nostra ha gli ingredienti migliori. È fatta di persone che nella loro vita hanno dimostrato di saper fare. È tutta gente che ha un lavoro, che ha una vita impegnativa e che ha altro da fare. Ma è tutta gente che tiene a questa città e che come me ha capito che non possiamo tutte le volte girarci dall'altra parte. E quindi il nostro ingrediente segreto è la competenza di persone disinteressate al proprio, ma che agiscono solo nell'interesse della città. Per la cultura che cosa farà? E la prima cosa da fare per la cultura è far conoscere a Lodi, ai lodigiani, la loro città. In questi giorni, attraverso l'iniziativa di un'associazione che si chiama Mirabilia Laus, la settimana scorsa abbiamo fatto la visita della chiesa di San Filippo. Non l'ho mai vista con gli occhi di chi me l'ha spiegata la settimana scorsa. Rimani a bocca aperta. Ieri abbiamo visitato il Palazzo Modignani, un palazzo che è sempre chiuso, che si trova all'angolo tra via 20 Settembre e Corso Roma. Il palazzo che rappresenta una storia, che rappresenta delle scelte culturali di chi ci ha preceduto. Quindi per la cultura ritengo sia il momento di aprire i palazzi, di far conoscere Lodi ai suoi cittadini e di creare una rete in modo che tutto quello che c'è di bello, dal teatro fino a tutti i monumenti che ci sono, alle chiese, siano conosciuti dai lodigiani. Per il sociale che cosa farà? Bisogna cercare di incanalare le risorse verso chi effettivamente ne ha bisogno e bisogna capire quali sono i bisogni reali. Lodi deve smettere di comportarsi come assistenzialista nei confronti di chi ha bisogno, ma deve aiutare chi è in difficoltà, ma anche aiutarlo a trovare la propria strada. Turismo? Per far venire gente a Lodi bisogna che comincino a conoscerla, comincino a sapere che cosa Lodi ha di bello. E quindi questo lavoro andrà di pari passo con l'attività culturale che dobbiamo fare. Quindi pubblicizzare le nostre ricchezze, pubblicizzare i nostri valori. Farà controllare i cavalcavie e i ponti sull'Adda? Credo che valga la pena controllare tutti gli edifici. Oh, grazie. Grazie. Credo valga la pena che vengano controllati tutti gli edifici di proprietà pubblica, a partire dalle scuole, ma anche gli edifici per lo sport, il teatro. Quindi sarà il caso che la prossima amministrazione investa del denaro per mettere a posto la situazione degli immobili. Beva pure il suo ginseng, intanto io le parlo di tumori. Lodi è al 5º posto come incidenza dei tumori, fonte Istat. Allora, Lodi è al 5º posto per la situazione dei tumori e al 78° per la qualità della vita. Il sindaco non può fare molto, l'unica cosa che deve cercare è di fare sinergia. Deve fare sinergia con l'azienda ospedaliera che oggi si chiama ASST su 2 fronti. Il primo è quello di intervenire sui fattori di rischio, quelli modificabili. L'altro è quello di sviluppare una responsabilità del controllo preventivo, quindi la diagnostica preventiva. Questi lavori vanno fatti a partire dalle scuole, a partire dai bambini. E poi bisogna interagire con l'ARPA, che invece si occupa di controllare aria e acqua. Nei confronti dell'immigrazione come agirà? Posso dirle il mio parere sull'immigrazione. Lodi deve essere una città accogliente, ma l'accoglienza che offre deve essere dignitosa.
accogliere gente a Lodi e lasciarla agli angoli delle strade a chiedere aiuti e sussidi non deve essere il nostro stile. Per favorire l'integrazione delle altre religioni presenti nel territorio, e ce ne sono tante nel Lodigiano? Allora, guardi, ognuno è libero di professare il credo che vuole, ma quello che secondo me deve avvenire è che chi arriva qua deve ricordarsi dove si trova e chi lo sta ospitando. Come ha scelto gli alleati e i candidati delle sue liste? I nostri alleati sono i cittadini, quindi noi ci aspettiamo che tutti i cittadini di Lodi diventino nostri alleati l'11 giugno. Questo perché il bisogno di cambiamento lo dicono e lo sentono tutti. E quindi con l'alleanza dei cittadini, forse stavolta riusciamo a cambiare le cose. Beva pure. Molto buono. Mi fa piacere. Come riavvicinare i cittadini alla politica? Va riavvicinata la politica ai cittadini. Bisogna tornare a fare scelte che i cittadini comprendano. Il politico spende i soldi di tutti e la città è di tutti, non è del politico di turno. La politica è una cosa bellissima, è operare nell'interesse della collettività. Quando questa è la linea guida, non può esserci più nessuno che mi viene a chiedere chi te l'ha fatto fare. Ha letto il programma degli altri? No, non l'ho ancora letto, lo leggerò e spero di non trovare pagine e pagine di promesse irrealizzabili. Spero che non sia troppo lungo perché sennò mi annoio. Invece del suo programma, qual è il punto che ritiene vincente? Il punto vincente sono le persone che si impegnano a realizzarlo. L'abbiamo detto fin dall'inizio, sono le persone che fanno la differenza, la credibilità delle persone. Guardi, a Lodi ci conosciamo tutti. Nel momento in cui le persone serie si mettono in gioco, il programma va da sé. È obbligato a scegliere come vice sindaco uno dei sei che ha sconfitto. Allora, noi siamo convinti che nei ruoli importanti, al di là della simpatia personale che io nutro per tutti gli altri sei candidati, credo che comunque certi ruoli debbano essere ricoperti dalle competenze, quindi non devono essere scelte dettate dall'esterno o dalle appartenenze partitiche o da logiche di ideali che non sono i nostri. Quindi il nostro vice sindaco, esattamente come tutti gli assessori, esattamente come tutti i membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate, saranno scelte con un criterio molto semplice: caratteristiche morali, professionalità, capacità. Perché il cittadino dovrebbe fidarsi di lei? Perché non dovrebbe farlo? Ci siamo messi in campo, siamo liberi dai partiti, quindi non abbiamo nessun tipo di vincolo. L'unico obiettivo nostro è quello di fare il bene di questa città. I cittadini si lamentano per la pulizia delle strade, la mancanza di cestini, i rifiuti abbandonati. E ne han ben donde, mi lamento anch'io. Mia moglie mi chiede di impegnarmi per fare un passaggio in più di umido. Questa è la situazione che viviamo oggi. Città sporca, rifiuti abbandonati davanti alle porte di casa, Tari che incredibilmente aumenta. Quindi capisco la situazione dei cittadini e garantisco che farò di tutto già nei primi 100 giorni per cercare di ovviare a questo problema. I primi 100 giorni escluso luglio e agosto. Che sono già 60, diciamo dal primo di settembre. Dal primo di settembre in poi. L'ultima domanda, se sa formattare un computer. No, non so formattare un computer, ma al bisogno saprei a chi rivolgermi.